È stato presentato nella Biblioteca Provinciale di Cosenza il libro Abituarsi alla fine, Requiem per un uomo disperso di Antonio Abbastanza, edito da Il Foglio. L'iniziativa rientra tra le manifestazioni programmate dall'Assessorato Provinciale alla Cultura nell'ambito de Il Maggio dei Libri, Leggere fa crescere. Nel volume si racconta di un uomo braccato da se stesso, in fuga dal suo lento mondo provinciale e dall'insoddisfazione, ma alla ricerca forse di un motivo per tornare. È un libro che parla di un viaggio più intimo che non reale. C'è uno spostamento in tanti posti, in tante città del protagonista, ma è più un viaggio alla ricerca di se stessi, che ha come fine quello di sostanzialmente emanciparsi dagli altri. In questo senso, abituarsi alla fine di una visione di sé troppo legata al rapporto con le altre persone, con i terzi, e abituarsi a un se stesso, ad un io protagonista della propria vita. Di autobiografico c'è sicuramente alcune situazioni, la realtà lavorativa del protagonista è quella del ricercatore universitario, che è una realtà che per poco tempo mi ha visto protagonista, la precarietà di questa situazione dal punto di vista lavorativo, che è una cosa estremamente comune tra i ragazzi oggi nelle università. Questo sicuramente. Il resto, ci sono tanti piccoli pezzi di me in ogni protagonista. Devo dire che è un libro interessante perché è un libro molto introspettivo, che parla di perdita a se stessi, che parla di disincanto, disillusione, che parla degli schiaffi che si prendono per amore e quando si crede molto nell'amicizia. È un libro da leggere e che in effetti ha un ritmo piuttosto incalzante, poi nell'ultima pagina c'è forse la spiegazione di tutto.